voglio annunciarvi che è tutta l'estate che Giorgia Luzzi aspetta questo momento. Imperdibili per gli amanti della musica autoriale e autorale italiana. Lui è una persona per bene della musica italiana, insomma è un ragazzo che ha una storia personale anche molto interessante. Le sue canzoni sono la colonna sonora di molti di noi. Signori e signori, Giorgia Luzzi e Moro. Praticamente Pierluigi, io volevo fare una bella presentazione, dirvi che insomma era una promessa che poi nel tempo è diventata una certezza. Lo ringrazio per essere qui perché è in giro in Italia con il suo tour e devo dire che addirittura non ha dormito per essere qui, quindi grazie a Fabrizio Moro che è stato con noi. Ciao. Buongiorno. Ciao. Tra l'altro ti ringrazio due volte perché insomma tu non ti concedi facilmente, diciamo così, alle interviste, alle telecamere, quindi non è facile. Io partirei proprio da qui. Come si fa a scegliere un mestiere come quello del musicista e del cantante, però poi essere così riservato, magari, e non amare i riflettori, i cosiddetti riflettori? Ma io ho sempre diviso il mondo dello spettacolo dal mondo della musica. Non è detto che un musicista deve stare necessariamente tutti i giorni in TV. Magari, sai, quando hai... è in programma l'uscita di un album o di un tour, devi comunque promuovere quello che fai, il tuo lavoro, poi è un compromesso che devi accettare. Ma qualcosa di che devi accettare. Ce l'avranno queste telecamere? Beh. Fai fatica a trovarlo, vabbè, facciamo così, te lo trovo io qualcosa di positivo. E quando si sono accese le luci delle telecamere a Sanremo, quando hai vinto compensa, te lo faccio vedere. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più. Nel 2007 vinci compensa e da lì tutti cominciano, come si fa sempre, i giornalisti a dare le classiche definizioni a cantante, ti definiscono il cantautore impegnato. Ti piaceva questa definizione? Ti piace? Ti ritrovi in questo? Ma non... il cantautore impegnato, poi la musica comunque è un impegno. Cioè la musica è un impegno soprattutto quando vai... la possibilità, la fortuna di avere un minimo di successo mediatico anche, no? È un impegno perché attraverso la musica puoi comunque esprimere dei concetti che poi andranno comunque a scontrarsi con le nuove generazioni e quindi bisogna fare comunque questo lavoro con un minimo di coscienza. Ecco, per me la musica è un impegno perché attraverso questo lavoro riesco ad esprimere, a parte le mie idee politiche o le mie, i miei i miei disagi sociali, riesco ad esprimere anche il Fabrizio più intimo, quello che non riesco ad esprimere magari, come abbiamo detto prima, davanti alle telecamere o quando mi trovo a parlare con una persona. Poi il cantautore impegnato è una definizione che può lasciare il tempo che trova. Ma perché, che vuol dire? Il cantautore impegnato, se per impegnato intendiamo un autore che attraverso la musica cerca di esprimere dei concetti universali, allora sì, mi ritengo allora un cantautore impegnato. La verità è che poi la maggior parte delle volte siamo costretti ad ascoltare una marea di stronzate. Ecco, Bip, senti, come mai hai scelto di parlare e raccontare di mafia? Cioè, tu nasci a Roma, vivi a Roma? Sì, allora, Pensa non è stata Pensa una canzone, io la definisco una canzone d'amore. Allora, è un pezzo che ho scritto dopo aver visto un film sulla vita di Paolo Borsellino. Quella sera sono uscito così, per caso, ho affittato un DVD. Il film era il film dove... Giusy Borsellino era interpretato da Tira Bassi. Ah,
sì, bellissimo. Nei contenuti speciali c'era una, l'ultimo discorso, la ripresa dell'ultimo discorso che lui fece al Città di Palermo, sì, prima di essere assassinato nella strage di Via D'Amelio. Quel discorso mi colpì tantissimo. E, scrissi la canzone in pochissimi minuti e poi la buttai lì nel cassetto. Quando poi sono andato a... quando è iniziata la preproduzione di quell'album, i miei produttori artistici si sono accorti che comunque quel pezzo aveva una certa potenza. Io non riesco a rendermene conto poi quando scrivo. E tra tutti i pezzi che c'erano a disposizione, comunque era quello più forte, sia a livello di testo che musicalmente. Non c'è stata una... è stata un'operazione comunque studiata a tavolino quando si dice fatta, cioè, con strategia. Ho parlato comunque di quel... di quell'episodio, di quei momenti, di quelle forse persone. Forse perché riguarda, perché ha riguardato tutti, forse per questo tutti si sono sentiti coinvolti. Ma no? È stato. Ci sono state poi una serie di alchimie, perché oltre ad avere un testo che racconta cose anche pesanti, se così vogliamo definirle, c'è stata. La fortuna, sono stato un po' benedetto nello scriverlo, perché ha una musicalità piuttosto semplice, sì, molto immediata. Entra in testa automaticamente. La mia più grande soddisfazione fino ad oggi è stata quella di vedere cantare questa canzone a tantissimi bambini. Sì, sì. È una cosa che non mi aspettavo all'inizio. L'anno dopo ti ripresenti a Sanremo nella categoria che viene definita quella dei big, dei campioni, sì, con quest'altra canzone invece. Stasera sei lontana, mentre io penso a te. Eppure sei vicina, non chiedermi perché. Sarà che mi hai cambiato la vita, sembra ieri. Eppure mi hai cambiato. Eppure mi hai cambiato la vita. Raccontano che sia nata mentre tu guidavi sul grande raccordo anulare in macchina, è così? Cioè, quali sono le emozioni, sì, che in quel momento provavi? Ma era appena. Ero reduce da una storia finita male, quindi. Non stavi tanto bene. Canticchiavo questa canzone. Poi io porto sempre con me dietro un registratore. Ho una memoria pessima. Porto sempre con me un registratore, un MP3 portatile, e mi appunto le cose. E quella sera è arrivato questo pezzo, qualcuno me l'ha messo in testa, sono arrivato a casa, l'ho iniziato a registrare, l'ho riascoltato il giorno seguente, ho chiamato il mio produttore e ci è sembrata, insomma, e la canzone oggi, giusta. Quando la ricanti oggi, che sapore ha questa canzone per te? Beh, mi ricorda, sento, ogni volta che la riascolto sento addosso le sensazioni che sentivo addosso in quel periodo della mia vita. C'è una parte che dice: il tempo passa mentre aspetti qualcosa in più, ma non rimette niente a posto se non lo fai tu. Che vuol dire? Che nella vita bisogna sempre ricominciare, comunque sia, bisogna dare una nuova direzione alla propria vita? Dipende che tipo di persona sei. Io sono una persona che cerca di reinventarsi continuamente, anche perché sono uno che si annoia, mi annoio spesso, quindi devo ricominciare. Ma quindi sei uno di quelli che viene accusato di essere cambi sempre? Sì, 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 devo cambiare in continuazione. Adesso non mi annoio più perché c'è mio figlio che ogni volta che torno a casa fa il diavolo a quattro, quindi la noia ormai non. E infatti tuo figlio proprio qualche giorno fa ha compiuto un anno, se non sbaglio, no? Sì. 17 agosto. Sì, sì, sì. E ha dato un nome che. Definirlo forse impegnativo è poco, nel senso che l'hai chiamato Libero, sì, che già dice tutto. Ti ha voluto già dare un messaggio. È un augurio perché credo che la libertà, anzi sono convinto che la libertà sia il valore fondamentale nella vita di ogni uomo. Poi può essere anche un'utopia, perché ci sono tante persone che hanno la possibilità di fare ciò che vogliono nella vita, no? Però non per questo sono libere. La libertà è una condizione mentale. Io vorrei potermi fermare tra tanti anni, guardarmi indietro e dire che ho tentato di vivere come volevi ho voluto. Tu.
Libero è proprio il titolo di una canzone tua di qualche tempo fa. Ne vediamo un pezzettino. Voglio sentirmi libero da questa onda.